Le cerimonie celebrative della ricorrenza della Fondazione della Repubblica Italiana hanno avuto un prologo nella giornata di oggi. Nel Salone Metaurense della Prefettura a Pesaro, alla presenza delle massime cariche politiche e militari della provincia, il prefetto Luigi Pizzi ha consegnato 46 medaglie della Liberazione predisposte dal Ministero della Difesa a partigiani e combattenti, uomini e donne, che hanno messo la propria vita in gioco per la libertà. La solenne cerimonia, preceduta dall'inno di Mameli, eseguito dall'Orchestra Giovanile di Fiati del Conservatorio Rossini, ha rappresentato, come ha sottolineato il prefetto, il senso di appartenenza e di sacrificio per l'alto numero di giovani, di uomini e di donne che hanno partecipato in questa provincia, più che in altre realtà, alla lotta di liberazione. Io ero volontario con l'esercito della Bassa Italia, l'esercito a fianco degli alleati. Con la divisione Cremona, ha capito? Io ero minatore, di notte si andava a togliere le mine che mettevano su i tedeschi al giorno, di notte, era pericoloso, a lavorare al buio, al pericolo, ogni tanto saltava qualcuno, ti tornare indietro, vedevi che un pezzo di testa non c'era più, una gamba da piano piano, perché con la mina fa a fare alla svelta. Sul fronte partigiano la fondamentale opera delle donne assume in questa ricorrenza un valore aggiuntivo. Sono passati infatti 70 anni dal referendum del 2 giugno del 1946 che sancì la nascita della Repubblica e che fu il primo appuntamento in cui le donne esercitarono il diritto al suffragio. Lei cosa ha fatto in quel periodo? Ne ho fatte tante, sono andata anche a portare in mezzo a un bosco una medicina per un ferito, quella volta che c'è stato il combattimento, perché io sono stata in mezzo al combattimento. I tedeschi erano sotto e i partigiani sopra e la casa mia era in mezzo.